nostra gara, mentre Valeria, grazie, un applauso alla nostra Valletta che per la serata, grazie. Allora, torniamo alla nostra serata e siamo giunti al... aspetta, ce la posso fare? Penultimo gruppo in gara per il concorso Under 35, perché poi abbiamo i gold ancora che si devono battere. Allora, prima di presentarveli, noi questa sera abbiamo una giuria d'eccezione. Abbiamo una giuria molto radiofonica e quindi io li chiamerei tutti e tre qua sul palco. Matteo Di Palma di R101, Federico Riesi di M2O e Alberto Scotti di JMag e Casa Bertallot. Grazie di essere qua con noi. Grazie, grazie Michelle. Che begli uomini. Ti ricordavo più bionda, tu Carlo ti facevo un po' più abbronzato. Sì, 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 ti ricordavo diverso. Ti pago dopo. Okay. Cosa? Vabbè, ma approfondiamo pizza dopo, non ti preoccupare. Grazie, 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 grazie a lei, grazie anche a voi. È un piacere essere qua in questo bellissimo teatro e soprattutto così con tanta energia. Sì, confermo. Poi li abbiamo uccisi, portone vuote sono i genitori dei bambini che prima hanno ucciso i bambini e poi hanno fatto harakiri probabilmente. No, come diceva giustamente anche lui, un piacere, anche un onore essere qui. Diceva prima Riccardo degli Insuperabili che era un onore per loro, ma è un onore per noi essere qui e soprattutto avere visto loro e tutti i ragazzi in gara, che come sempre è bello ed è benefico e fa bene proprio alla musica e fa bene alla vita il fatto che ci siano sempre generazioni nuove che vogliono fare qualcosa di nuovo, che si vogliono mettere in gioco, perché per un ragazzo di 20 anni magari stare sul palco è qualcosa di grande, qualcosa che fa tremare le gambe, ma è giusto ed è bello che si trovi questo coraggio e questa voglia di mettersi in gioco davanti a un teatro o magari un giorno davanti a uno stadio, gli auguriamo. Sì, e aggiungerei anche che è importante che nel nostro territorio, la nostra città, ma soprattutto in provincia si organizzino anche delle manifestazioni del genere, perché spesso è proprio nella provincia che si nascondono i talenti veri e si vede anche nei loro volti che hanno la fame, la voglia, la passione, che poi insomma è quello che fa sperare tutti loro di in qualche modo realizzare i propri sogni, quindi è importante. La fame sicuramente, perché li teniamo senza cena fino alla fine apposta per farli suonare, tutto calcolato, quindi anch'io un pochino, ma non lo diciamo. E che dire, grazie a voi per grazie essere voi qua e grazie a Debora per avervi convocato in questo delirio, questa maratona. Pippo mi ha chiamato prima, dovremmo stare più o meno sulla linea. Sì, arriviamo classica in fondo a 1 mattina. Sì, per Sanremo Giovani alle 5 più o meno ci siamo. Ci siamo, tutto ci siamo. Tranquilli. Serviremo una ricca colazione, quindi state tranquilli. E Panissa. Ottimo. Grazie ragazzi. Grazie un a voi. Applauso. Restate con noi perché finalmente giochiamo in casa. Abbiamo una band vercellese sul palco per la categoria Under 35. Nick? Sì, stanno ancora un po' smontando i e vari pezzi. E tu intanto presentali. Loro suonano insieme da un anno e mezzo, hanno diverse influenze, dal pop al rock al rhythm and blues. E lei canta piano. Lei canta piano. Lei è un po' anche una figlioccia dei Vercelli Next Night Dream, perché l'abbiamo vista crescere negli anni con diverse band, e, insomma, suonando dal jazz fino alle cose più moderne. E questa sera presentano Still a Friend of Mine dell'Incognito e Burning Up di Jesse J. Ci siete ragazzi? Signori e signori, Ice Cream! Buonasera, buonasera. 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 Ma si sente? Sì, si sente sì. Time and time, and time again, I'm gonna be right here for you, baby. Seasons come, the seasons come, I'm gonna be right here for you. Time and time, and time again, I'm gonna be right here for you. Thank you.
dripping in hand sweat. I'm losing my breath. Look down, found it's about to go down. Where are I now? Walk into the fire. Allora, adesso siamo al secondo gruppo ospite della serata. Fan, bravi, applauso, a prescindere sulla fiducia, bravi. Loro sono di Ivrea e sono molto televisivi. Perché sono molto televisivi? Perché l'anno scorso hanno partecipato anche ad Amici. Sì, confessa. Confessa i tuoi peccati. Loro sono i The Jab. Un applauso. E mentre si preparano a, ma, scusate, mandiamo questo video. Thank you.
l'Associazione Liberi di Scegliere Onlus, il secondo motivo per cui siamo qui questa sera, anzi il terzo, musica e doppia solidarietà. Adriano, se sei ancora in sala, ci sei? Dai, raggiungici un attimo, dai. Un applauso per questa Onlus seria, che fa progetti seri, per dei ragazzi speciali. Il presidente Adriano Greppi. Grazie, buonasera a tutti. È un'emozione essere di nuovo qua su questo palco. L'altro anno c'eravamo e oggi anche. Noi ormai da 3 anni facciamo questi progetti con l'aiuto un po' di tutto, e avete visto dalle fondazioni ai giovani ironi che ci hanno già aiutato in quella circostanza, quest'anno ancora. E abbiamo cominciato così, facciamo un anno e oggi siamo già al terzo anno che facciamo per questi ragazzi. Abbiamo cominciato con 10 ragazzi, oggi sono 16/17, secondo dei momenti, c'è chi va, c'è chi viene, comunque sono tanti, e cercheremo di fare qualcosa sempre di più per sollevare le famiglie e dar loro modo di esprimersi, di fare qualcosa di diverso al di fuori dell'ambito familiare, e che possa sempre arricchirli di più di quello che hanno già dentro di loro, che è veramente molto. Ecco, per cose che a noi sembrano banali, andare al bar, come avete visto, bere un caffè, per loro è una cosa importantissima, e che ovviamente la sognano e la vogliono anche loro viverla come noi viviamo quotidianamente. Grazie. Grazie Adriano. Grazie. Allora, io non so se i Dejeb più Fasa sono pronti. Pronti? Allora, vi dico solo che sono i Dejeb, sono Alessandro De Santis, frontman, e voce Mario Lorenzo Francese alla tastiera, e in più ci abbiamo il Fasa, grande Fasa Vercelli. Sì. Originali di Ivrea, come ho detto, non raggiungono i 50 anni di età, quindi ci arrestano tutti per farli suonare questa sera. Ma di strada a livello musicale ne hanno fatto un bel po', anche se giovanissimi. Infatti hanno già fatto un sacco di inediti che questa sera ci presentano. Che dire, buon ascolto con i Dejeb. Aspetta un attimo. No, non tu Michele, non ti preoccupare, davvero, sei bellissima e ti ringrazio. Innanzitutto buonasera a tutti, ringraziamo chi ci ha voluto qui, perché siamo contenti e siamo felici di essere qui questa sera. E volevo dire solo una piccolissima cosa, perché noi questa sera adesso suoneremo, e per caso, per puro caso, ci siamo ritrovati anche lì in prima fila con un foglio davanti a scrivere dei voti vicino al nome di una band, che sono le band che si sono esibite questa sera. Ecco, questa è una cosa che noi facciamo di norma tuttora, che abbiamo fatto un sacco di volte, e quello che voglio dire è che non c'è cosa più bella per una band che sta suonando su un palco di vedere un pubblico che ha voglia di ascoltarla e che ha voglia di divertirsi. Quindi magari sbottoniamoci un po', battiamo le mani, alziamoci in piedi, divertiamoci, perché stiamo facendo beneficenza e stiamo ascoltando buona musica. Quindi, buon ascolto. Io contesto il contesto e contesto bene. Io contesto il mio testo e contesto bene. Io ripeto ste frasi in loop come viene, tipo Willy Peyote, tu prenditi bene. Sorridi e vomiti, sgomiti, gomitoli di lana che si intrecciano fra i mobili. Periodi ipocriti, motivi futili per dirmi che alla fine il tale guarda solo gli utili. Ma se ho talento, tanto vale tentare anziché muoversi a stento. Tra chi predica bene ma poi razzola male, e chi odia la gente mentre spazzo al cane normale. E se dovessi recitare sarei Al Pacino, Tony Montana senza coca, avevo solo vino. Circa Grigio, faccia tipo Scarface, Brian De Palma, Carly Cosway. Io non so repare, so parlare veloce, 5 minuti a canzone, composizione precoce. Scusate l'intrusione, ma vi sentite dei poeti nel descrivere un hangover. Io contesto il contesto, io contesto il mio testo, io contesto il contesto, io contesto il mio testo e contesto bene. Io contesto il contesto, io contesto il mio testo, io contesto il contesto, io contesto il mio testo e contesto bene. Ti dico bella come Samuel Aron, e finché duran duran tipo Simon Le Bon. Non mi dipingo come un intellettuale, ma dipendo dal degrado del mio stato mentale. Ho letto i tuoi testi, c'è una domanda da fare, ma tu per scrivere ste cazzate ci devi pure pensare.
E se dovessi continuare a fare rap trap tip tap, prendo l'armatura come Tony Stark di una bar, oggi i miei nemici come Batman, Barman, se vivi del sangue sono Batman. Io contesto il contesto, io contesto il mio testo, io contesto il mio testo, io contesto il contesto, il contesto me. Io contesto il mio testo, io contesto il mio testo, io contesto il contesto, io contesto il mio testo, il contesto me. Ora accendo la luce, le luci spengo la voce, ritengo demoni, spettri e giochi di parole, giochi di parole, ti giochi le parole. Accendo la luce, spengo la voce, mi raccontiamo le spese e giochi di parole. Io contesto il contesto, le mani magari. Io contesto il mio testo, io contesto il mio testo, io contesto il mio testo e contesto bene. Io contesto il contesto, io contesto il mio testo, io contesto il contesto, io contesto il mio testo e contesto bene. Contesto il mio testo e contesto bene. Grazie. Bevo. Allora, spiego brevemente una cosa. Questo progetto esiste da circa 6 anni. Una canzone, sono già stanco. Esiste da circa 6 anni, abbiamo avuto una parentesi di un anno e mezzo con un batterista che purtroppo, o per fortuna, non si può sapere, questa sera non è qua con noi perché la band si è divisa. E vi dico tutto ciò per chiedere un grande applauso e ringraziare con il cuore Daniel Fasano, che è un professionista e questa sera ha accettato di venire a suonare con noi. Ovviamente lo paghiamo, non è gratis. Purtroppo, però è giusto perché è bravo a suonare. E adesso, magari, adesso mi insulta, in 20 secondi Daniel Fasano ci farà vedere che cosa sa fare. Vai! Posso chiedere ancora un po' di voce sulle due spie davanti, per favore? E andiamo con il secondo pezzo, una canzone che abbiamo scritto ad amici l'anno scorso, che abbiamo pubblicato e si chiama Elena. E seguo le tue linee come un tatuatore. Fingo distacco e con il tatto cerco il tuo cuore. E ti prometto che sarò ciò che la pelle vuole. Ma tu convinci la tua pelle ad essere la migliore. Ti mostro la mia collezione di pareti vuote. Scrivo perché godo a lacerarmi il cuore. Lì, cuore, in questa stanza gridi sì, muore. Adesso dimmi ancora sì. Bendami per farmi male, stringimi, difendimi, non respirare, vietami di ora che restiamo soli, spogliati e poi balla.
Grazie mille a tutti. Adesso invece facciamo un brano che abbiamo pubblicato il 27 luglio di quest'anno, non l'abbiamo mai fatto dal vivo ancora. È un brano che ci ha dato tante soddisfazioni perché l'abbiamo scritto, prodotto, arrangiato, mixato, masterizzato esclusivamente noi. In questo caso sul palco ci siamo io e Mario. Un applauso per Mario, ragazzi, perché è veramente troppo bello. Questo nome è troppo bello. Fasano, basta, perché ti abbiamo già applaudito prima. È un brano che si chiama Vaniglia, ha superato i 100.000 stream su Spotify. È un brano che, ripeto, ci ha dato grandi soddisfazioni. Adesso lo faremo per la prima volta dal vivo. E basta. Vaniglia. Con un solo gesto che, se qualcuno la sa, prego. Il mio sangue ti somiglia. Somiglia. Oh, 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 oh.
ragazzi, facciamo l'ultimo pezzo con questo strumento qua, che è forse un po' inusuale per una serata come questa. Si chiama ukulele, ci piace tanto, è divertente da suonare, ha un bel suono. E chiuderemo con una cover di una band che negli ultimi anni ha scritto, secondo me, le canzoni, tra le canzoni più belle in circolazione, che sono gli One Republic, e questa canzone si chiama Let's Hurt Tonight. Chiedo al mio collega Mario, tu, di aspettare ancora un attimo, perché stasera non lo so perché ho un dolore qua alla base del collo e mi sento tutto un po' allappato, quindi bevo ancora un'altra volta. Nel frattempo facciamo un applauso totalmente a caso. Grazie. Let's Hurt Tonight, riarrangiato. To the bone, I told myself this could go wrong. And when I was off with Shepherd and Lloyd, you came to me and said that's enough. Oh, I know that it's self-explain, but we can't cut it from out this vein. La risolviamo così. Ci siamo? Oh, I know that it's love is pain, but we can't cut it from out this place. No. Questo era a caso, in realtà doveva essere basso. Grazie a tutti ragazzi, buonanotte. Ciao, grazie mille. Fermi qua, che vi risiamo anche voi. Un applauso per i The Jab. Grazie Valerio. Allora, siamo giunti all'ultimo concorrente in gara per gli Under 35. Loro sono di Biella e fanno un po' morta. Grazie, lo so che volevi azzittirmi perché parlo troppo, però dammi ancora qualche minuto. Mentre si preparano, io chiamerei sul palco i miei assessori preferiti. Tutun, c'è anche stato proprio il clamore, il rullo di tamburi. Quindi, chiedo scusa. Sei tu.
l'importante è che non si sia fatto niente lo strumento. No, l'impianto. Allora, Mariella Moccia, assessora alle politiche giovanili di Vercelli, e Andrea Raineri, ex assessore alle politiche giovanili e ora alle politiche sociali, che è anche un po' colpa sua se questa cosa qua è in ballo, oggi in duplice veste assessore più Lions. Sei insignito della doppia carica. Ti tocca. No, mi tocca con gran piacere fare un ringraziamento speciale a Michele e a tutto il suo staff per questo meraviglioso contest che ormai ha la quarta edizione a Vercelli. L'abbiamo visto nascere insieme, crescere, e credo che davvero sia pronto per diventare sempre più un riferimento, come si diceva prima, non solo per la città ma per l'intero territorio, perché è davvero uno spettacolo di qualità che voi avete avuto modo questa sera di vedere e di comprendere davvero il significato, sia per quella che è l'azione promozionale, quindi la promozione della musica, la promozione dei giovani talenti, ma anche per tutto quello che è l'aspetto sociale legato al Festival dei Giovani Aironi, perché ogni anno è sempre stato obiettivo principale dell'organizzazione proprio quello di unire la solidarietà e la musica in un binomio indivisibile. E a questo, proprio a tal proposito, il Lions Club di Vercelli, che ho l'onore di rappresentare questa sera, è vicino da sempre a questa manifestazione importante. Con me questa sera ci sono anche alcuni soci del Club di Vercelli, proprio per testimoniare anche la presenza reale e l'essere vicini a questo tipo di manifestazione. Ogni volta che si parla di servizio, che si parla di attenzione ai giovani, il Lions è presente, così come è presente l'amministrazione comunale, proprio perché è importante che questo sia un appoggio continuo proprio della società civile, delle amministrazioni e di tutti quelli che credono che attraverso la promozione dei giovani si possa sperare in un mondo migliore. Concludo solo facendo un grandissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi che hanno suonato questa sera. So che sicuramente è stata un'emozione grande. Io ho avuto il piacere di esibirmi tante volte in questi contest. Prima si chiamava Giovani in Rock, poi sono chiamati Alza il Volume e adesso è il momento dei Giovani Aironi. Ho cantato anche i Giovani Aironi con la Michela, sì, una volta. Ma non dirlo per prima che qualcuno gli venga l'intenzione di fare revival, che non è il caso. Comunque davvero grazie a tutti e anche al pubblico che comunque ha partecipato questa sera, perché con la loro presenza qui è una testimonianza ed è una partecipazione reale a questo grande progetto. Grazie. Grazie Andrea. Il Lions Club ci dona, come da 3 anni a questa parte, il primo premio, che è appunto l'incisione del disco, così come la Fondazione Cassa di Risparmio ci permette con un contributo di poter allestire tutto lo spettacolo. E ringrazio Maria Moccia. Sì, io non aggiungo altro perché Andrea ha detto tutto quello che era necessario dire. Io posso solo aggiungere che, avendo sostituito, diciamo, in questa veste Andrea, ho avuto il piacere di partecipare anche alle selezioni di questo concorso, mi sono sentita molto coinvolta. Ringrazio tantissimo Michela, che è davvero una forza della natura, è così trascinante, coinvolgente, ed è molto bello vedere come lei vive questa esperienza male. E come riesce però a trascinare tutti. Io sono veramente felice che questa manifestazione abbia coinvolto anche gruppi non necessariamente di Vercelli, e quindi che Vercelli sia stato veramente un punto di riferimento, e speriamo che lo sia anche in seguito. Faccio un in bocca al lupo a tutti, anche quelli che io ho ascoltato e che non hanno passato le selezioni, ma è stata una bellissima esperienza. Grazie veramente. Grazie a voi per il supporto e il sostegno, non solo morale. Grazie mille. Allora, i ragazzi stanno facendo ancora qualche i piatti li hanno piazzati. Check, qualche check. Non ci siamo ancora, allora, visto che abbiamo tanti giurati, la passerella è pronta. Quindi io li chiamo sempre in coppia perché mi piace questa alternanza. Loro sono Made in Vercelli, sono due prof
e chiamiamo qua sul palco Guido Michelone e Betty Perfumo. Grazie di essere qua con noi anche questa sera, dal primo anno fedelissimi. Due prof, però due prof di quegli fighi che tutti vorrebbero a scuola. Con questa presentazione, ecco. Due prof. E come prof, perlomeno per quanto mi riguarda, ma anche Guido, abituati a questa fascia d'età, gli adolescenti, e noi siamo vicinissimi a questi ragazzi che si stanno esibendo con energia che noi sentiamo dalle prime file, ci rivitalizza l'energia che ci arriva, nella convinzione, come ha detto anche Andrea, che promuovere e supportare tutte le iniziative per i giovani sia sempre davvero un'attività fondamentale. Quindi ringraziamo i ragazzi che hanno e stanno dando veramente tutto quello che possono sul palco. Michela, so cosa c'è dietro questa organizzazione, non so come fai a sopravvivere, e il tuo team che ti ha supportato, insomma. Sopportato, soprattutto. È sopportato. Che altro dire? Splendida serata, all'insegna del rock, all'insegna della buona musica, con tantissimi giovani a cui faccio un in bocca al lupo. Molti conoscono già i trucchi o i segreti del mestiere e hanno comunque la voglia e il desiderio di andare avanti. Il rock oramai sta diventando una vera e propria filosofia e una materia anche seria, ed è giusto che abbia anche questi momenti in questo teatro importantissimo che ha visto calcare i più grandi musicisti, dalla classica al jazz, al blues, eccetera, e almeno una volta all'anno è anche giusto che arrivino qui a farci sentire cose belle tanti bei giovani. Grazie a voi per essere qua a sostenerci come ogni anno, e adesso al lavoro. Sì, è un gruppo che tra l'altro fa un pop italiano con riferendosi un po' alla scena inglese degli anni 60. Sì, confermo. Un amante di Guido che... Aspetta, se parli così non ti sente nessuno. Gelatizzati. Mi gelatizzo. Bravo. Pop italiano con riferimento alla scena inglese degli anni 60, con due canzoni. Tommy e Non ti sopporto. Quasi pronti a partire. Ragazzi, che punto siete? I Cobalto. Quasi. Come? No, guarda, se eravate pronti per lanciarvi. Sì, mi sembra che ci siamo. Ok, allora, non è il palco dell'Ariston, però dai, non è male come palco. Ma i tempi sono gli stessi. Dove si sono appena esibiti. I Cobalto! Grazie. È meglio del palco dell'Ariston questo, eh. Tardi per Giulia che attacca.
artisti in centro, tenersi per mano e guardare grandi vetrine a colori e le cose che in fondo non possono avere. Prego soltanto se inizi ad urlare tutta la notte così, insieme a respirare. Ma è già tardi per Giulia che attacca alle 9. Insieme a respirare. Ho visti soli tenersi per mano e tornare nel loro mondo normale, con un mezzo sorriso guardarsi e fischiare. Grazie. Sei lontano. Oggi ho comprato quel bel quadro che ha dipinto tutto a mano, quello con le rose rosse che volevi tu. Ti ho comprato un bel divano che mi è costato lo stipendio di 2 mesi di lavoro, ma tu mi dici sai. Prima che tu vada via rifaremo l'amore almeno 4 volte di fila e guarderemo quello che rimane della nostra storia che se ne fa puttane, rideremo insieme ancora l'ultima notte stanotte. Sai, oggi ho buttato via il tuo quadro e ho preso una sotto casa e ho visto la vicina che mi dice ehi, ma cosa pensi di fare da solo come un cane, ti rimetti a suonare, non ti sopporto più e guarderemo una fotografia tutto questo prima che tu vada via, rifaremo l'amore almeno 4 volte di fila e guarderemo quello che rimane della nostra storia, se ne va a puttane, rideremo insieme ancora l'ultima notte, stanotte. Piacerebbe ancora averti accanto e litigare per chi vince Sanremo. Grazie a tutti, buona serata. Un applauso ai Cobalto.
Aspettate ragazzi che vi risiamo.